autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere, in leggera contrazione. Lui, disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca, della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica muore senza fare rumore, un'automobile sposta una tenda e il sole pallido delle 9 del mattino piega all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, muove i signori del tempo, signori grigi prendono a giro, vagare prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera e infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea alla lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei a entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea alla perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato. Thank you.
grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare, ma non ce n'è bisogno, e anche noi consapevolmente la lasciamo cadere. La musica muore senza fare rumore. Un'auto